Un ben ritrovati dall'informazione di battipaglia1929.it. Battipaglia, polizia arresta stalker di Atripalda, il 35enne perseguitava una battipagliese di 20 anni. L'uomo è accusato anche dei reati di sostituzione di persona e accesso abusivo ai sistemi informatici. Ludoteche chiuse nelle zone rosse, la sindaca Cecilia Francese ha chiesto al governo Draghi un ristoro economico. Taglio di personale e posti letto al Santa Maria della Speranza, la CISL Funzione Pubblica attacca le istituzioni, ignorata la nostra denuncia. Lavori più Europa ancora fermi nell'area della stazione ferroviaria, il centro interscambio modale per il trasporto delle persone dagli autobus ai treni è ancora solo un cantiere. Eboli, svaligiavano abitazioni e aziende, sgominata una banda di marocchini, blitz all'alba dei carabinieri tra le province di Napoli e Salerno, 5 gli arresti. Salerno, sequestrati i lotti di AstraZeneca sotto osservazione, i NAS hanno ritirato 4.180 dosi ancora disponibili. Nel frattempo, oggi l'ASL di Salerno ha vaccinato 1.114 persone.